trovati a un nuovo appuntamento con i giorni della Chiesa. Ben trovato Paolo. Ciao Simone, buonasera a tutti coloro che ci seguono ancora da casa. Comincio a dirti già buon Natale, perché i giorni sono quelli giusti. Dobbiamo prepararci bene, per cui è importante farlo da subito. Il calendario della novena sta per essere consumato, quindi stiamo proprio... In dirittura d'arrivo, in pratica. Anche un po' la nostra puntata di oggi ti porterà a presentare delle situazioni di speranza che ci aprono a Natale anche proprio al significato profondo della Natività. Vogliamo partire subito andando ad approfondire alcune realtà della comunità Papa Giovanni XXIII. Lo facciamo perché domani, e ricordiamolo anche in diretta sulla nostra emittente, vivremo una udienza davvero speciale che Papa Francesco avrà con i membri della comunità Papa Giovanni. Se non sbaglio saranno circa 7.500-8.000 le persone che questi arriveranno a Roma. Sono i numeri che hanno fornito, è sicuramente un evento straordinario per l'associazione, e anche i riminesi ovviamente faranno. Sono tantissimi. Pullman, pulmini, case famiglia, perché poi insomma i numeri quando loro si spostano sono davvero importanti. In attesa domani di sentire le parole di Papa Francesco ai membri della comunità, ma poi anche nei prossimi giorni di raccontare questa bella esperienza di condivisione e di incontro, ti porto fuori dalla nostra diocesi, perché in questi giorni abbiamo conosciuto una bella realtà che insomma se ne è parlato nel momento in cui si stava costruendo, ora è davvero una esperienza concreta: il villaggio della gioia. Il villaggio della gioia sorge nelle campagne di Forlì ed è un'idea nuova, è un'evoluzione dell'idea anche di accoglienza, di casa famiglia, che nasce dal carisma di Don Oreste. Lui si diceva: ogni bambino deve avere una famiglia. E oggi c'è una ulteriore risposta: ogni bambino deve avere una famiglia, deve avere un papà e una mamma, e se è possibile che siano il suo papà e la sua mamma. Quindi un'idea di accoglienza che si apre ad intere famiglie, con delle palazzine di carattere sociale attorniate da alcune case famiglia della comunità. In queste case la possibilità di condividere la vita, di imparare ad essere anche genitori, di imparare ad essere figli. Allora guarda, mi metto la cintura di sicurezza e siamo pronti per andare al villaggio della gioia di Forlì. Un giorno un bambino che abbiamo accolto è arrivato qui perché i genitori avevano una conflittualità molto alta, litigavano, il servizio è intervenuto, ha tolto il bambino e lui ci ha chiesto: ma io perché sono qui? Allora io gli ho detto: ma tu sei qui perché tuo babbo e tua mamma erano molto in difficoltà, litigavano. Io ho detto: sì, ho capito, ma io perché sono qui? Perché ho dovuto fare la valigia io e andare via io? E lì è stato così, come un colpo, che non ho saputo rispondere il perché lui è dovuto andare via di casa. E dal di lì questa idea ha lavorato all'interno della nostra comunità, dei nostri incontri, con le case famiglia. Ed è nata un po' questa idea di dire: perché non possiamo provare a creare un luogo dove invece di accogliere il bambino proviamo a prendere tutta la sua famiglia, tutta la famiglia che è in difficoltà. E quindi abbiamo creato questo villaggio con tre case famiglia che vivono insieme ad altre famiglie che sono in difficoltà. E l'obiettivo e la scommessa che noi vogliamo fare è la condivisione diretta. Vogliamo vedere se famiglie insieme ad altre famiglie, i genitori possono imparare ad essere genitori e i bambini possono imparare, vedendo altri bambini, a diventare figli, a diventare capaci di obbedire a mamma e papà. L'intuizione è diventata realtà nel 2009 nelle campagne alle porte di Forlì, case vicine accoglienti che si affacciano su una piazza dove le vite si intrecciano. Un villaggio che si ispira a quella che era la vita di qualche anno fa, di 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, dove i nostri nonni hanno vissuto dei rapporti molto diretti, molto caldi anche con i loro vicini di casa, con la famiglia allargata. C'è il proverbio africano molto famoso che ci vuole un villaggio per crescere un bambino, nel senso che un bambino, come ognuno di noi, ha bisogno di tante cose, di tante relazioni. Ognuno può dare un pezzettino e prenderne tanti altri. Per caso avete 2 o 3 piatti di plastica e dei coltelli di plastica? Essere famiglia si impara. Le persone che arrivano qui, le famiglie che arrivano qui, tante volte sono sole, non hanno famiglie alle spalle, sane, tra virgolette, che gli hanno insegnato
come fare famiglia. Abbiamo qui con noi una mamma con una bimba molto giovane che impara e assorbe quando sta con noi tutto quello che noi facciamo anche con i nostri figli, perché lei ha avuto una famiglia molto difficile alle spalle, per cui non sa come fare la mamma di sua figlia. Non è che glielo raccontiamo, lei vede come facciamo noi con i nostri figli. Fa lei la figlia prima di tutto, quindi noi facciamo da mamma anche alle mamme a volte. Io penso che viviamo in un momento dove ci sono molte garanzie rispetto ai diritti dei bambini, soprattutto nei paesi occidentali, ma corriamo un grosso rischio di perdere di vista quello che è il diritto fondamentale del bambino. Il primo bisogno di un bambino, ripeteva spesso Don Oreste Benzi, non è tanto quello di avere un piatto caldo o di avere un letto, tant'è vero che lui diceva molti hanno una casa ma pochi hanno una famiglia. Il primo bisogno di un bambino è quello di avere qualcuno che ti sceglie per sempre, e quindi mamma e papà sono fondamentali. È l'elemento essenziale per la costruzione della personalità e per la vita e il benessere della crescita di un bambino. Allora, noi non dobbiamo dimenticarci che il primo diritto per ogni bambino è quello di poter vivere in una famiglia, possibilmente con la propria famiglia. Ma la paternità per me è un grandissimo dono, c'è una cosa che mi riempie di gioia, è vedere i miei figli e anche il rapporto che ho con loro e quello che stiamo costruendo. È un grandissimo dono, pure nella difficoltà che alle volte viviamo di conciliare i tempi del lavoro con i tempi della famiglia e anche con i numeri che abbiamo, perché essendo tanti ci vuole un po' di tempo per tutti, no? E quindi è sempre un po' una sfida mettere insieme tutti, però devo dire che secondo me abbiamo trovato anche un buon equilibrio, insomma, quindi sento che il mio ruolo in casa è molto valorizzato anche dalla presenza di mia moglie, che, come diceva Don Oreste, è sempre quella che fa passare il marito ai figli, che lo rende presente. E quindi, insomma, ecco, troviamo dei modi, delle occasioni per stare insieme e per vivere concretamente questa paternità e questo rapporto padre-figli. Chiaramente, ecco, il nostro contesto è un po' particolare rispetto a quello di una normale famiglia che vive in una situazione anche un po' più magari isolata, eccetera. Però penso che veramente, ecco, il vivere la paternità in questa maniera allargata possa essere veramente un richiamo anche per tutti, no? Cioè, tutti quanti abbiamo da imparare a essere padri, a essere madri, e il fatto di avere anche dei luoghi in cui magari si sperimenta questa modalità, questa genitorialità in maniera un po' più precisa, un po' più definita, è un richiamo per tutti, è un'occasione per noi per primi, perché è una sfida innanzitutto a costruire questo percorso, ma può essere un richiamo anche per tutti. Ma l'ultima famiglia che abbiamo accolta qua a casa nostra era composta da mamma, papà e un bimbo nigeriani e un bimbo appena nato. La mamma ha avuto un ricovero perché non stava bene, per cui il papà tutti i giorni veniva qui, stava con noi col suo bambino. È un giovane papà, non ha mai avuto altri bambini, per cui non sapeva nemmeno come tenere in braccio il suo piccolo Emmanuel. Allora l'abbiamo aiutato, gli abbiamo fatto vedere come si tengono i bimbi, come si fa il bagnetto, abbiamo fatto insieme a lui queste cose, poi l'abbiamo lasciato fare da solo e piano piano ha imparato. Il villaggio è sorto con l'aiuto di mani tese arriscate. In cantiere hanno lavorato i ragazzi ospiti delle comunità di recupero. I ragazzi hanno provato a fare un po' di tutto, dalle fondazioni, dalla muratura, gli intonaci. Abbiamo visto i ragazzi crescere, abbiamo visto dall'inizio dove erano un attimino più titubanti, più chiusi, poi si sono aperti e ci hanno raccontato le loro storie, quindi è diventato anche un rapporto quasi familiare con i ragazzi. Sono arrivato dal carcere e poi piano piano ad andare avanti col percorso mi hanno fatto fare questa esperienza lavorativa. La cosa che mi piace fare è fare una cosa fatta bene, se no non la faccio neanche. 20 giorni fa sono finiti i lavori nella prima palazzina di accoglienza, i primi ad entrarci Daniele, Mira e i loro 5 bambini. Vivevamo in una macchina. Quando pioveva 3-4 giorni si alzava il Po, allora ci mandavano via i vigili, il comune. È stato un miracolo per questa casa qua, perché ho trovato delle famiglie brave e che ci vogliono bene, che ci aiutano. Se no ancora vivevo nei campi nomadi, andare a rubare. La nostra bimba, che ha appena iniziato la scuola elementare, fa la prima, si è offerta di andare ad aiutare altri bambini che sono arrivati appunto da poco, che vengono da un'altra cultura, che parlano un'altra lingua,
nello svolgimento dei compiti, quindi lei sta appena iniziando adesso a leggere, a scrivere, però insomma già si sente di poter dare qualche cosa, è molto bello insomma. I nostri figli ci fanno vedere attraverso la loro serenità come questo progetto funziona. Il nome l'ha dato Don Oreste, il villaggio della gioia. Dice, quando una famiglia vive insieme a un'altra famiglia, quando i bambini possono stare insieme a mamma e papà, ecco che nasce un villaggio della gioia e della vita. La cosa bella è che lui, quando mi vedeva, mi diceva, tu rimani sempre nella gioia. E questo era il villaggio della gioia, Paolo, ma ti è piaciuta come esperienza? È davvero un'esperienza molto bella, proprio come dicevi tu, un'evoluzione di sì. Questa intuizione originale di Don Oreste, che anche nell'evoluzione conserva davvero una freschezza, una bellezza e una profondità di quella che era l'originale intuizione di Don Benzi. E ora vi raccontiamo un'altra realtà della comunità Papa Giovanni, questa la conosciamo molto meglio perché ha origine proprio qui a Rimini nel 1987, per cui davvero un'esperienza di accoglienza che ha radici lontane, la Capanna di Betlemme. Capanna di Betlemme che ogni sera ospita dalle 40 alle 50 persone, il giro in stazione, un ritorno in stazione anche in seconda serata per andare a cercare le persone che non hanno trovato da dormire, quindi per portargli qualcosa di caldo, una coperta, cercarle là dove trovano rifugio per una notte. Sicuramente un'esperienza unica. In questi giorni si è parlato tanto sì. Anche di persone che senza fissa dimora, c'è stato il caso drammatico della persona trovata morta in stazione che viveva appunto per strada. Ho sentito anche parole di chi dice, vabbè, Rimini non è una città accogliente, Rimini non è una città capace di dare ospitalità a queste persone, non ci sono dormitori. Io in realtà credo che quello che sia stato fatto a Rimini, grazie proprio alla comunità Papa Giovanni, forse sia anche molto di più che dare un dormitorio. Sì, credo che davvero tutto questo parta da un amore profondo verso la persona. Questa è la prima, sicuramente il primo slancio che muove la Capanna di Betlemme e tutti i volontari che prestano servizio in questa struttura. Non è una semplice accoglienza, ma davvero c'è qualcosa di più che si traduce anche in gesti concreti, proprio come quello di andare a prendere queste persone nei luoghi in cui sono, in luoghi difficili, storie difficili, perché ogni sera possano avere un luogo sicuro di approdo e persone che li vogliono bene. E una sera siamo andati in strada alla stazione e poi alla Capanna di Betlemme insieme ai volontari. Abbiamo venuto a Rimini nel 2011, adesso fare il parcheggiatore abusivo, sì, su via Flaminia. Come Giuseppe e Maria 2000 anni fa non c'era più un posto nell'albergo per loro e si sono rifugiati alla Capanna di Betlemme, Don Oreste ha detto apriamo una Capanna di Betlemme per tutte le persone che non hanno un posto in albergo e una casa. Venite! Abbiamo una cinquantina di posti letto tra la prima e la seconda accoglienza. Quest'anno il Natale lo festeggeremo siamo invitati da un ristorante qui a Rimini che per 100 persone offrirà il pranzo. Proveremo a passare un momento felice insieme a tutte le persone, non solo agli ospiti della casa, ma a tutte le persone che non sanno quel giorno dove passare il Natale. Quindi cercheremo, oltre che mangiare, di animare, ci saranno regali per tutti, di renderlo un po' più simile a un Natale normale. Perché ricordiamoci, insomma, che il Natale è comunque un momento bello, ma è anche un momento particolarmente difficile, perché sono persone che un Natale felice l'hanno passato probabilmente in passato, qualcuno anche l'anno scorso magari l'ha passato in famiglia. E quindi comunque nel periodo di festa questi ricordi riaffiorano e quindi lo sconforto, la pesantezza della condizione che stanno vivendo aumenta. È un momento che noi proveremo, come proviamo tutti gli anni, a rendere migliore, ma il ricordo non riusciamo insomma a cancellarlo. Ho avuto un'esperienza di tossicodipendenza e negli ultimi anni la famiglia mi ha allontanato, diciamo. Poi a luglio una sera non stavo bene in stazione, è arrivato Nicolò e mi ha detto Piero, se vieni là una sera parliamo un po', no?
E da lì è partito un po' il discorso della capanna. Visto che è una patologia un po' particolare, sono riuscito con loro a mettermi di nuovo in cura per la mia sieropositività e cerchiamo di andare avanti così. Ho conosciuto parecchie persone, molti amici, e mi stanno aiutando. Per me stesso la serenità e la tranquillità di quel poco che magari mi manca anche a vivere, però voglio viverlo serenamente. Per il momento cerco di gustarmi questa famiglia. È dura da dire, però mi rendo conto che mi manca la famiglia, mi manca veramente, perché poi so che quello che gli ho fatto passare, però mi manca. Che sia sempre per loro un bel Natale anche senza di me. Paolo, restiamo un po' in tema, perché questa è la realtà della capanna di Betlemme, ma in questi giorni è stato presentato un progetto che tra l'altro coinvolge ancora una volta la Papa Giovanni, ma soprattutto per la sua esperienza. Sì. Qui si parla di un bando, si parla anche di un progetto che vede coinvolto il comune, che si chiama Housing First. Un'idea nuova, cioè quella che l'esperienza anche di accompagnamento di una persona che si trova senza fissa dimora e che quindi ha i margini, non solo in una solitudine di tipo fisico, ma a volte anche psicologico, insomma ci sono tanti traumi che stanno dietro a queste storie, ecco, parta dal dare una casa, dal dare le chiavi di una casa, dal dare a questa persona una nuova identità grazie ad un luogo fisico. È proprio così, e poi è proprio una risposta alla domanda che tu ponevi prima, che qualcuno ancora solleva questo dubbio se Rimini sia accogliente o no. Il progetto Housing First parte da Rimini in prima nazionale, perché è arrivata a Bologna, ma è anche più indietro di Rimini, che è stata davvero la prima realtà nella nostra regione che ha escogitato questa idea, che lo fanno anche in tante altre parti d'Europa, si vede che poi i risultati sono anche significativi. Qui ci si mettono le competenze della Papa Giovanni, perché ci vogliono davvero competenze per stare in strada, affiancare queste persone, ma anche importanti risorse da parte dell'amministrazione comunale, che nell'arco di 3 anni ha previsto un finanziamento di oltre 200.000 euro. Proprio così. Vi presentiamo questo progetto di Housing First con le voci proprio di coloro che daranno vita a questa iniziativa. Prima di tutto la casa, una casa che non è solo uno spazio fisico ma un simbolo di identità, di possibilità di riscatto. Si chiama La Casa che Cambia, il progetto di Housing First che prevede di dare un alloggio ad alcune persone senza fissa dimora che vivono a Rimini. Il bando, promosso dal comune, è stato aggiudicato all'associazione Papa Giovanni XXIII, che dal 1987 gestisce la capanna di Betlemme. L'idea di fondo è quella che ogni individuo ha in sé le possibilità di uscire dalla sua situazione di difficoltà. La casa che cambia è un titolo che lascia spazio all'interpretazione del fatto che cambia la vita di una persona, avere o non avere una casa. Avere una casa ti dà la possibilità di dormire in un letto, di avere il tuo nido, di avere le tue sicurezze e quindi di riapproparti di quelle forze che magari sono scemate nella tua condizione di vita precaria. Ecco. La casa che cambia è una grossa opportunità anche per i cittadini di Rimini, che hanno comunque un immobile da locare, nel senso che con le difficoltà che ci sono nel farsi pagare gli affitti oggi, il fatto che accediamo a un finanziamento comunale, quindi siamo noi a gestire, garantiamo il pagamento di tutti i canoni, di tutte le mensilità d'affitto e quindi gli appartamenti che vengono comunque reperiti totalmente tutti nel mercato privato, quindi è un'opportunità grossa anche per il mercato immobiliare di Rimini, ecco, quindi integra due bisogni, il bisogno della persona che ha bisogno di una casa e il bisogno del cittadino che comunque mette un bene a disposizione. Il valore di dare le chiavi di casa ad una persona? Vuol dire renderla responsabile e veramente applicando quel nuovo modello di welfare che è il welfare delle capacità. Dare valore a una persona, dandole una casa e un luogo dove quella persona è libera di poter dormire al caldo, di rifarsi una vita e di creare quelle condizioni che lo riportano a una vita normale, in autonomia.
Dal 1987 Rimini ha la capanna di Betlemme, tante persone sono passate, ma voi che ogni giorno scendete in strada avevate anche sentito proprio forte il bisogno di cambiare, di evolvere anche il concetto e l'idea di accoglienza. Sì, dall'87 la capanna di Betlemme. Nel 2001 abbiamo iniziato, sulla richiesta di questi poveri, ad aprire dei gruppi appartamenti, perché la capanna di Betlemme non era sufficiente, no, per fare percorsi a lungo termine. E comunque questi percorsi necessitano alla fine di una porta aperta in una casa. Non è mai stato realizzabile se non in casi campione, dove le persone comunque ce la potevano fare alla fine di un percorso. Questo modello parte dalla casa e quindi per noi è motivo di stimolo, è motivo di impegno grosso e di passione, perché comunque non sono persone che vengono lasciate nella casa, ma è lì l'inizio di un percorso accompagnato con gli stessi operatori della capanna di Betlemme che oggi condividono la capanna sotto i ponti, in stazione, da domani nella casa del condimora, perché da domani ce l'avrà. E il comune, le istituzioni, gli enti, il terzo settore, i volontari, la nostra comunità deve aiutare queste persone a tirar fuori quelle potenzialità che ognuno di noi ha, anche le persone più in difficoltà. Già sono stati individuati 3 appartamenti, ma si spera di arrivare presto a 10. Il comune in 3 anni investirà sul progetto oltre 200.000 euro. Si partirà dalla casa per costruire poi con gli ospiti percorsi di graduale reinserimento sociale. Probabilmente siamo intorno al centinaio di persone che vivono in strada Rimini. Inizialmente partiamo con 10 persone perché sono monolocali dove viene inserita una persona alla volta. Un proprietario non è soltanto qualcuno che dà un bene, ma deve essere coinvolto, come deve essere coinvolto il vicino di casa, la parrocchia di appartenenza, l'associazione culturale, l'associazione che è vicina proprio in quel contesto abitativo. E i 10 appartamenti non devono essere, non si può affittare una palazzina e mettere 10 senza fissa dimora nello stesso stabile, bisogna avere appartamenti che siano dislocati nei vari punti della città, in quartieri assolutamente normali, in contesti normali, perché queste persone che sono da tanti anni e vivono in marginalità hanno bisogno soprattutto di normalità. Tante storie, tante esperienze anche di speranza che un po' ci aprono a questa Natale, come anche la prossima che vi proponiamo. Il nostro Loris lo abbiamo spedito prima in Caritas Diocesana a capire un po' quelle che sono le emergenze, ma anche la risposta da parte della Caritas Diocesana proprio alle persone che si trovano in difficoltà. Ma poi abbiamo pensato di fare un altro viaggio tra le Caritas parrocchiali, perché poi è lì, come spesso ci dicono anche i volontari della Caritas, che si può creare quella giusta relazione, quel giusto contatto con le persone che insomma sono in difficoltà. Eh sì, sono proprio queste cellule sul territorio che sono a contatto diretto con i protagonisti di queste vicende, di queste realtà, di questi bisogni, quindi davvero molto importante. È chiaro che la Caritas diocesana, per i numeri che ha, per le persone che mette in campo, è insostituibile, però si irradia, ecco, in queste realtà locali che sono molto importanti, perché davvero sono a contatto, direi quasi quotidiano, con queste persone, con i loro bisogni e le necessità, che in questo tempo sappiamo essere molto impellenti. Ma come sono impellenti le necessità, spesso anche le risposte a questi bisogni sono davvero molto efficaci. Tante antenne di solidarietà e di condivisione, vediamo da quale Caritas ci fa partire il nostro Loris. Ecco, come promesso, questa sera cominciamo il nostro viaggio all'interno delle Caritas parrocchiali. Proprio in questa occasione siamo venuti a trovare una realtà che da qualche giorno ha compiuto il primo anno di vita. Siamo nella parrocchia di Spadarolo Verzano e siamo appunto con Paola Moreno e Aldo. Paola, come nasce l'esigenza di una Caritas parrocchiale? Abbiamo avuto delle esigenze, di molte richieste anche delle nostre famiglie, e col fatto della crisi, senza lavoro, bollette da pagare, cose varie. E noi qui nella nostra Caritas distribuivamo gli indumenti, i viveri,
Abbiamo anche qualche richiesta di andare a trovare qualcuno a casa perché non hanno la possibilità di venire. Ecco un po', entriamo nel dettaglio. In che cosa consiste il vostro servizio? Il nostro servizio in primis consiste nell'ascolto della persona. E quando arriva la persona che entra da quella porta lì, e la prima cosa è l'accoglienza, accoglierlo, cercare di accoglierlo, metterlo a suo agio nel migliore dei modi, sentire anche le esigenze primarie che ti trasmette, ma anche quelle, e soprattutto direi quelle che non riesce a trasmettere, ma che noi dopo alcuni anni ormai che facciamo questo servizio riusciamo a intuire. Di solito la gente chiede, ha tanti problemi. Il problema principale sono il lavoro, quindi la disoccupazione, e di lì comunque partono tanti problemi. E noi come Caritas possiamo offrire alcuni beni che sono comunque forniti in parte come gli alimenti dalla Caritas diocesana, in parte dalla raccolta anche che facciamo alimentare, altri sono supportati dalla nostra parrocchia. Dalla comunità, della nostra parrocchia. Qui abbiamo, qui proprio qui davanti, abbiamo due salvadenai che abbiamo consegnato il giorno, la prima domenica di avvento nelle messe della nostra parrocchia ad ogni famiglia e che andranno riconsegnate nel giorno dell'Epifania. Vedremo di aiutare le persone aiutandole magari a pagare qualche bolletta, qualche medicina. Ecco, è stato scritto aprite le porte del cuore e puntini puntini? Del cuore e della tasca. E della tasca, in quel caso lì è molto... Ah, ma il prossimo tuo come te stesso. Esatto, serve, qualche volta serve anche il cuore, ci vuole, perché se non hai il cuore aperto la tasca difficilmente si apre. E comunque... noi riusciamo a dare questo servizio qui. Come la comunità reagisce davanti alle vostre richieste? Secondo me la comunità reagisce abbastanza bene perché è molto puntuale il martedì, che noi siamo aperti il martedì dalle 3 alle 5, loro sanno che siamo qua e ci portano tutto quello che hanno, diciamo, da una parte sembra che sia una cosa in più, però chi ha in casa, chi ha in più, però ci portano dei vestiti, delle scarpe, ci porta delle borse, ci porta anche qualcosa di vivere, ci sostiene abbastanza bene. Abbiamo visto che sono molto attenti. Immagino che il territorio non sia molto grande, però le esigenze sono varie. Ecco, come avete, diciamo, acquisito, conquistato la fiducia di queste persone? Perché probabilmente il vostro servizio non si chiude solo nel ricevere persone qui nella vostra sede, ma anche andando nelle loro case e incontrandoli appunto direttamente. Entrare nelle case delle persone è molto molto difficile e non è che te vai a casa delle persone e pensi che la persona ti possa aprire immediatamente la porta. Spesso succede, ma qualche volta può anche non succedere che ti accolgono sulla porta. Quindi bisogna sempre intervenire con molta delicatezza su queste cose. Noi un po' la fiducia, ma ci è venuta forse naturale, nel senso che andando così a portare per un certo periodo di tempo, anche lungo tempo, e andando a portare così l'aiuto alle case, è venuto un po' spontaneo così, no? Pian piano entrare nelle case, addirittura in una scala, farsi conoscere in una scala anche delle persone magari che non ti conoscevano, che immediatamente magari avevano bisogno e poi non sono venute nell'immediato, ma poi ce le siamo trovate nel tempo, addirittura qualcuno viene adesso a distanza di qualche anno, perché si è trovato in difficoltà, ha visto che avevamo aiutato qualcuno e quindi in questo momento sono venuti, ma già avevamo una conoscenza di queste persone. E qui la gente è un po' più in difficoltà, no? Quindi devi stabilire un rapporto,
si sente un po', come devo dire, no? Un po' fuori dal loro ambiente naturale. Osservata, forse si sente un po' osservata, un po' giudicata. Si sente un po' giudicata. Nelle case magari nelle case sono più stesse. A suo agio, noi forse siamo quelli che viceversa ci troviamo un po' più a disagio, no? Inizialmente. Ma poi si crea questo rapporto bello di amicizia pian piano, che si mantiene nel tempo ed è sempre più bello. Immagino che per compiere questo tipo di servizio, che non è un servizio facile, serva anche della formazione e dell'informazione. Quindi, ecco, dove attingete questo tipo di esperienza? Noi abbiamo iniziato con dei corsi sul seminario, quando facevano i corsi di varie... Come operatore pastorale? Sì, diciamo. Operatore ecco. Pastorale. E abbiamo iniziato lì, abbiamo fatto parecchi anni, e poi l'informazione, cioè i corsi ogni tanto, gli aggiornamenti, per aggiornarsi andiamo giù in Caritas Grande, perché due o tre volte... La Caritas Diocesana. Diocesana. Porello. C'è un episodio che ti è rimasto, parecchi. Che ricordi? Sì, parecchi. Uno proprio che mi è rimasto nel cuore è una signora che è arrivata da Zimbabwe, una ragazza di colore, è arrivata, era stata interessante, è venuta subito da noi e ha detto che non aveva niente per sto bimbo che doveva nascere in pochi giorni. Noi in una settimana gli abbiamo rimediato tutto, dalla carrozzina, al passeggino, il corredino, tutto. Dopo un po' è tornata in Caritas e gli ho detto: signora, ha bisogno di qualcosa, così, no? Io, e lei ha detto: no, sono venuta a ringraziarvi perché sta figlia è anche un po' la vostra. È stata una bella cosa, insomma, una cosa che è rimasta nel cuore, ecco. È stato un periodo che raccoglievamo anche gente, no? Senza tetto, quindi senza fissa dimora. Questo è un periodo molto, molto, molto impegnativo anche a livello umano. E mi ricordo che avevamo uno che fra l'altro adesso è morto, credo già da un anno e mezzo, no? Che veniva lì messo proprio malissimo, sporco, qualche volta anche ubriaco. Passavamo da lì da prendere un litro di alcol e io non riuscivo a capire cosa gli serviva. Aveva la residenza, fra virgolette, in un container così abbandonato. Lui entrava lì, aveva un piattino, versava l'alcol nel piattino, l'accendeva e si scaldava lì, in questo tugurio. Questa mi è rimasta sempre mi rimarrà. E allora io, preso, no, dall'ansia, no, ma stai attento, no, che qui ti addormenti, si incendia tutto, muori, no, quant'altro. Grazie a Dio non è mai successo. Lo rivedevamo di nuovo e veniva lì, insomma, e lo vestivamo da cima a piedi. C'erano degli ubriachi quando siamo arrivati alla Caritas. C'erano questi ubriachi, gli ho detto: guarda, se non smettete di bere, venite dentro ubriachi, non vi diamo niente, giusto per darci un monito, insomma, per farli smettere di bere prima di entrare. E lui mi ha risposto: ricordati che noi non siamo come voi. Questa è stata una frase che mi è rimasta dentro e mi ha fatto riflettere molto. In una battuta, perché avete scelto di spendere il vostro tempo nella Caritas? Prima ho fatto come per curiosità, per vedere, sapevo che c'era questa Caritas e mi sono voluto avvicinare per vedere come funzionava, cosa faceva. Poi quando sono entrato dentro mi sono affezionato. Io così riflettendoci oggi pensavo, ma probabilmente viene un po' da lontano sta scelta, perché io fra l'altro ero parrocchiano di Don Oreste Benzi, quindi io l'ho sempre ammirato, anche se in quel momento della vita era un po' lontano, di qualità, però i suoi abbracci e quello che lui sapeva dare, e era molto toccante. E così mi ero promesso così a me stesso, se nella vita avessi avuto l'occasione, no, di avere un po' di tempo, e lì il Signore è stato lui che ha maturato tutta questa cosa, che io non ci pensavo neanche, con un prepensionamento e quant'altro, hai capito? E a un certo punto sentivo
sto bisogno di fare qualcosa, perché comunque guardando anche alla vita che è la mia vita, dico, sono stato molto fortunato, quindi mi sentivo anche il bisogno di ricambiarla, di ridonarla quello che avevo ricevuto. È una cosa che l'ho sempre sentita, perché vengo da una famiglia sin da piccola, insomma, diciamo molto accogliente, e questa cosa l'ho sempre avuta dentro io. Ecco, una cosa importante bisogna dire, voi siete tre questa sera, ma sono tante altre persone che vi danno una mano, ecco, magari le ringraziamo anche, certo, perché questa sera non sono potute essere qui. Sì, siamo otto, ma siamo molto assidui, perché non lasciamo mai un martedì, se un giorno non si può venire, dispiace, insomma, se un martedì non si può venire, perché è una cosa che la senti, ecco. Bene, a questo punto chiudiamo qui, grazie per la vostra bella esperienza, mi raccomando, continuate così, ringraziamo Paolo per il suo contributo tecnico e la linea può ritornare in studio. Una bella esperienza di Caritas, nelle prossime settimane, nell'anno nuovo a questo punto, sì, ne conosceremo altre, ma ora parliamo di un bel progetto che tra l'altro ci vede coinvolti, perché il 23 novembre Beato Amato è diventato Santo Amato, un percorso di canonizzazione che noi abbiamo seguito, perché davvero l'interesse nella nostra diocesi e in particolar modo a San Ludecio, certo, è grandissimo. Certo. E d'altra parte è anche un po' difficile, dopo averlo chiamato Beato Amato per tantissimi anni, non è proprio così automatico, ma questa è una delle bellezze anche di questa vicenda, di questa avventura umana, spirituale, di quest'uomo che è stato un po' un anticipatore per certi aspetti della spiritualità. E per fortuna, ecco, non si è concluso tutto quel 23 novembre, che pure è stata una giornata straordinaria, perché le iniziative di conoscenza e di divulgazione di Sant'Amato stanno proseguendo. Domenica scorsa in Basilica Cattedrale c'è stata la messa di ringraziamento proprio per esultare ancora nei confronti della santificazione di questo uomo di Amato Ronconi da San Ludecio. Domenica prossima un altro appuntamento, proprio così, perché al Teatro Verdi alle 17:30 ci sarà la prima del documentario su Fratello Amato, realizzato proprio dalla nostra struttura di produzione, anche con il contributo della Banca Valconca. Sicuramente un'occasione per andare a conoscere proprio anche la storia di Fratello Amato, ma anche di cercare di capire, perché è stato proprio pensato così questo documentario, ancora oggi, dopo tanti secoli, che cosa il Santo Amato può dare e può essere davvero come anche una testimonianza viva per i nostri tempi. Io direi allora che possiamo vedere in anteprima, esatto, l'anteprima di questo documentario realizzato dalla nostra... Durante la vita era aperto agli altri e dopo la morte è il Signore che fa i miracoli attraverso di lui, il Signore che opera attraverso di lui. È un santo vivo, vivo, in mezzo alla gente. E i santi sono potenti perché poi ti aiutano. E noi ci siamo tramandati da generazione in generazione la confidenza, che non è solo venerazione. Avak dai Beat Amed. E proprio quando si va lì si vede, te parli come, io parlo come se fossi lì. Potremmo prendere esempio da lui, nell'accoglienza verso le persone, nella carità verso i poveri. Lui ha seguito una cosa nuova che però era grande. Oggi ricomincia a rinascere lo spirito del pellegrinaggio. Il Beato Amato, ascoltando le descrizioni dei suoi ospiti, aveva maturato un grande desiderio di essere anche lui pellegrino. Partì per il lungo viaggio e il lungo pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. Amato Ronconi viene proclamato santo il 23 novembre da Papa Francesco. Di
dicevamo, passo dopo passo ci stiamo avvicinando al Natale, pronti a vivere l'ultima domenica di Avvento, Paolo. Ci siamo. Siamo, finalmente si accendono tutte le candele per la gioia dei bambini, anche a casa mia non aspettano altro che poter veramente illuminare tutta la stanza. Quando quattro candele sono accese vuol dire che è lì, che siamo pronti veramente a ricevere nuovamente la buona notizia. Allora, come abbiamo fatto nelle settimane scorse, vi proponiamo il commento al Vangelo di domenica di Don Andrea Turchini, rettore del nostro seminario. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Siamo giunti finalmente alla quarta domenica dell'Avvento. Il Natale è ormai vicino e anche la liturgia ha cambiato il suo tono. L'attesa si fa fervente, si fa veramente prossima, e il Vangelo di oggi, di questa domenica, ci mette di fronte a quell'evento che dà e che favorisce, che consente la nascita del Signore. Abbiamo ascoltato nella parola del Vangelo un testo molto famoso che nella liturgia ci viene riproposto tante volte durante l'anno. Abbiamo ascoltato il testo dell'Annunciazione. Ecco, la Chiesa in questo testo, in questa domenica che precede il Natale, ci aiuta a ricordare che se è possibile al Signore venire e nascere sulla terra è perché c'è qualcuno che prima l'ha accolto dentro di sé. È una via strana quella che il Signore ha scelto per venire a noi, perché si è voluto sottomettere al consenso di qualcuno che l'ha accolto. Dio avrebbe potuto nascere in altri modi, avrebbe potuto manifestare la sua presenza in altri modi, e invece ha scelto di sottomettersi all'accoglienza di questa giovane, Maria, abitante in uno sperduto villaggio della Galilea chiamato Nazaret, che ha accolto questo messaggio che ha stravolto la sua vita, questo messaggio incredibile: tu sarai la madre del Signore. Eppure Maria non si è tirata indietro. Maria ha detto il suo sì, e grazie a questo sì noi possiamo celebrare il Natale del Signore nella carne. Ecco, il Vangelo che noi abbiamo ascoltato è un affresco molto ricco. Fra l'altro, ognuno di noi può avere di fronte agli occhi raffigurazioni di grandi pittori che si sono espressi in tanti modi proprio per disegnare, dipingere questo racconto evangelico che ha sempre colpito il sentimento dei cristiani. Ecco, la prima parola che mi sembra giusto far risuonare di questo brano del Vangelo è l'annuncio dell'angelo, è il saluto dell'angelo: «Rallegrati, Maria, tu sei la piena di grazia, il Signore è con te». Anche questo angelo, come già Giovanni Battista, viene a portare a Maria una buona notizia: «Rallegrati, piena di grazia, perché il Signore è con te». Il Signore non viene a Maria perché ha bisogno di lei. Il Signore non viene a Maria e non interpella Maria semplicemente
perché Maria è necessaria al suo progetto. Il Signore viene a Maria, così come viene ad ognuno di noi, perché il Signore vuole portarci una gioia. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Il Signore che viene per chiedere la nostra partecipazione per realizzare questo grande mistero di salvezza che partirà appunto dalla nascita del Signore, ecco, il Signore viene anche per riempire di gioia la nostra vita. È bello questo rallegrati, è bello questo invito alla gioia. Il Signore è con te. Ricordiamoci, ogni volta che il Signore viene a noi, che ci interpella, viene con questo annuncio, rallegrati, rallegrati. E poi una seconda parola che sempre viene rivolta a Maria. Non temere, perché tu hai trovato grazia presso Dio. Ecco, il Signore sa che ci chiede delle cose importanti, che ci chiede delle cose impegnative. Il Signore che si rivolge a Maria sa che le chiede qualcosa di molto difficile. Chiede a lei di rinunciare forse a quelli che erano i suoi progetti, chiede a lei di fidarsi totalmente, però contemporaneamente le dice non temere, perché questo che il Signore ti domanda è una grande grazia. Credo che sia bello cogliere questo invito del Signore come una grazia per noi. Anche qui il Signore, l'abbiamo già detto, non viene semplicemente per domandare il nostro aiuto, non viene semplicemente per servirsi di noi, non utilizza Maria come un utero in affitto per far nascere il suo figlio, ma Maria viene riconosciuta come una donna a cui è stata fatta grazia. Lei poi dirà, sarà capace di dire, l'anima mia magnifica il Signore, perché davvero tutte le generazioni potranno dirmi beata. Ecco, però questa consapevolezza deve ancora crescere in lei. Allora il Signore le viene incontro e le manifesta quello che sarà l'esito di questa bella avventura a cui Maria è chiamata. Non temere, perché tu hai trovato grazia presso Dio. E poi questo annuncio sconvolgente, lo Spirito Santo scenderà su di te. La parola di Dio si farà carne dentro di te. Tu sarai la madre del Signore. Ecco, l'invito che viene rivolto a Maria viene rivolto ad ognuno di noi. È Natale e sarà Natale per noi se anche noi ci faremo riempire dallo Spirito di Dio, se anche noi lasceremo spazio dentro di noi perché quella parola del Vangelo che accogliamo nelle orecchie diventi carne nella nostra vita. Maria non vive un mistero isolato, un mistero unico. Maria è la primogenita, è colei che ci dice anche voi dovete accogliere la parola di Dio dentro di voi, anche voi dovete farla diventare carne. Se voi volete vivere il Natale, ci direbbe Maria oggi, anche voi fate diventare carne nella vostra vita quella parola che ascoltate con le orecchie. Ed infine l'ultima parola, l'ultima che viene dalla bocca di Maria, eccomi, eccomi, sono la serva del Signore. Ecco, probabilmente Maria ha detto semplicemente un amen, sia fatto secondo la tua parola, sia fatto, sia così, così come tu hai detto. Ecco, il Signore ci aiuti a dire in questo tempo, in questi ultimi giorni del tempo di Avvento, il nostro amen, il nostro eccomi, perché anche per noi si realizzi quel mistero bellissimo che Maria ha avuto la capacità di accogliere dentro di sé, di accogliere quella parola per farla diventare carne. Allora il mistero del Natale si rinnoverà anche per noi. Allora non sarà semplicemente la rievocazione di qualcosa avvenuto 2000 anni fa. Allora sarà qualcosa di presente perché il Signore troverà oggi, in questo tempo, uomini e donne capaci di accogliere la parola di Dio nella loro vita, di farla diventare carne per far nascere al mondo il Salvatore del mondo. Buona conclusione del cammino d'Avvento e ne approfitto anche per fare a tutti gli auguri di Buon Natale. Il Signore vi benedica e accolga tutte le preghiere che voi presentate per chiedere al Signore di sostenervi in questo tempo della vostra vita. E anche noi piano piano ci avviamo agli auguri per questo Natale, però insomma prima di farli noi l'abbiamo fatti fare a qualcuno di più autorevole, Paolo. Mi sembra veramente giusto, è un bel regalo sia per noi che siamo qui in studio a condurre la trasmissione, ma soprattutto per tutti gli amici che sono da casa, perché gli auguri sono del nostro Vescovo Francesco.
Natale è una buona notizia, perché ci dice che Dio non si è ancora stancato di stare con noi. È venuto 2000 anni fa, storicamente, nella adorabile umanità di Gesù di Nazareth, e si è iscritto all'anagrafe della storia dell'umanità con un nome impegnativo e dolcissimo, Emanuele, che significa Dio con noi. E da quando è venuto in mezzo a noi è rimasto qua giù. Questo ci dice allora che il Natale è la festa della speranza. Viviamo in un crudo inverno morale e spirituale, e il Natale però ci ricorda che è possibile superare questa fase così critica, se non addirittura drammatica, ma non per tornare alla vita di prima, cosa impossibile. I profeti, quando recavano il messaggio della speranza nell'Antico Testamento, lo condizionavano sempre ad un impegno preciso: convertitevi. Cioè, se noi non torniamo a Dio, al Dio di Gesù di Nazareth, che non è il giudice implacabile, ma è l'alleato solidale, è il Padre misericordioso, noi non ritroviamo i nostri fratelli e finiamo per smarrire completamente anche il nostro Dio. Allora, ecco l'augurio di Natale. È un augurio che si fa innanzitutto ascolto di questo messaggio che ci viene recato. Dio è venuto in mezzo a noi, Dio rimane con noi come il nostro alleato. Ci chiede solo di fare dei passi concreti verso coloro che a Natale non potranno fare festa. Ed è solo se noi li coinvolgiamo alla nostra festa, se apriamo le porte di casa a questi fratelli, che allora il Natale è vero per davvero. Ed ecco allora l'augurio che ci scambiamo, cari amici, cari fratelli, care sorelle. L'augurio che il giorno di Natale la nostra porta di casa si apra magari a qualche anziano solo che è forse nella porta accanto, o a qualche povero, o a qualche extracomunitario, e allora sentiremo il sapore vero del Natale, che è questa solidarietà di Dio con noi e di noi con i nostri fratelli più poveri. Buon Natale. Vescovo Francesco Paolo, che tra l'altro ha lasciato anche un suo messaggio sul ponte, quindi insomma si potrà anche rileggere un po' alcune indicazioni, alcuni pensieri nel ponte di questa settimana. È un messaggio molto interessante, perché come nel suo stile consueto, oltre già a tratteggiare degli aspetti molto interessanti dal punto di vista spirituale e teologico, non perde però occasione per legare questo aspetto alla concretezza, perché è Dio che si fa uomo nel Natale, quindi anche la nostra attenzione deve avere poi una concretezza, una ricaduta nella vita quotidiana, e quindi dà anche qualche spunto molto interessante a tutti noi per vivere il Natale davvero intensamente, in profondità. E a questo punto non ci resta altro che fare noi gli auguri, sì, a tutti coloro che con grande attenzione e anche con grande affetto ci seguono tutte le settimane. Siamo felici ogni settimana di raccontare la ricchezza di questa nostra bella diocesi. I giorni della Chiesa tornano, si fermano in realtà nella formula tradizionale, nel senso che non ci saremo io e te, certo, ma probabilmente certo ci saranno tante occasioni, ci sono i presepi viventi, ci sono tanti appuntamenti, anche l'agenda del Vescovo è fittissima in questi giorni. Piuttosto piena di ricordiamo solo il pranzo in Caritas che vivrà domenica con gli ospiti proprio durante il pranzo di Natale, c'è la messa in carcere, ci sono i presepi con i più piccoli, quindi insomma davvero tante occasioni, ma insomma non lasciamoci distrarre dal resto, proviamo davvero a sgranare gli occhi sull'appuntamento che ci attende. E io ti faccio tanti auguri, Paolo, ti ringrazio veramente per questa compagnia e per questo pulmino che prendiamo insieme tutte le settimane. Io le rinnovo e li estendiamo ovviamente a tutti i nostri amici a casa. Buon Natale!